Buonasera cari telespettatori, benvenuti a questo spazio di approfondimento. Diamo il via da questa sera a una serie di appuntamenti incentrati tutti su un'attività sportiva, agonistica, dilettantistica, da passatempo che penso che sia insomma insita nel nostro DNA, perché noi e la bicicletta siamo praticamente quasi un'unica cosa. La bicicletta è utilizzata come mezzo di locomozione, come mezzo di divertimento, come strumento agonistico, insomma vogliamo fare tutta una panoramica su questo mondo così bello, così variegato, così sfaccettato, e lo vogliamo fare con dei professionisti, quindi insomma faremo tutta una serie di puntate che saranno incentrate anche attraverso piccole chicche che poi man mano scoprirete, e quindi io scopro subito l'arcano, svelo chi saranno i miei compagni di cordata da qui alle prossime puntate e che ci parleranno di questo bellissimo mondo della bicicletta. Saluto Daniele, ciao, ben arrivato, e Stefano accanto a te, tuo fratello, la casa del ciclista. Daniele e Stefano conosciuti con il nickname Mufloni, sì. Ecco, quindi lo diciamo perché ormai universalmente il loro cognome ha perso di significato, se glielo dici insomma nessuno li conosce, ma Stefano e Daniele Mufloni sanno tutti chi sono. Allora, la casa del ciclista e l'idea di fare appunto Oltre la Bici, questa serie di appuntamenti, ma anche un sito, insomma sì, c'è tutta una struttura attorno a questo progetto. E allora Daniele, tu che sei un po' così il front office dell'azienda, perché innanzitutto hai voluto creare questo appuntamento un po' fisso con il mondo dei ciclisti? Perché infatti, come si intitola, Oltre la Bici, c'è dietro un mondo che nessuno sa. Parliamo anche di cicloturistiche, quindi dei gruppi sportivi che ci sono nel nostro territorio, dell'abbigliamento adeguato, della bicicletta che serve comunque sia per la disciplina che uno deve fare, dell'abbigliamento, scarpe, casco, dell'officina. Quindi Oltre la Bici è proprio il titolo ideale che mi è venuto in mente, e questo serve anche per educare il ciclista amatoriale, quello che gli piace a fare il fai da te, che gli piace comunque sia anche sapere qualcosina, studiare, almeno educandolo non gli facciamo più commettere quegli errori che prima potevano anche fare. Ecco. Insomma, anche perché il mondo della bicicletta è in continua evoluzione, tecniche, materiali, tecniche di costruzione, di realizzazione, è un mondo in evoluzione, come tutti gli sport tecnici che utilizzano uno strumento tecnico, lo sci è la stessa cosa, tennis ugualmente, insomma, quando c'è uno strumento tutta l'innovazione e la tecnologia anno per anno cambia, e quindi insomma è giusto per chi ha piacere di essere aggiornato di avere dei referenti qualificati, professionali e professionisti. Allora, Daniele, io vado subito da Stefano, però, perché Stefano, dovete sapere che allora Daniele è un po' quello che tiene le PR, che insomma si diverte a fare un po' tutte, ma quello che poi alla fine stringe i bulloni e si vede perché è provato anche, no? È Stefano. E allora con Stefano faremo un bel discorso in queste puntate, tu metterai in gioco un po' tutta la tua esperienza, perché sei stato un meccanico professionista, come lo stesso Daniele che è stato un team manager a livello professionistico, quindi insomma avete tanto da dare, per cui insomma avrai il tuo spazio dedicato alla meccanica. Esatto, ho deciso di svelare proprio tutti i miei segreti, così quelle persone che il sabato sera riscontrano problemi sulla bici, gli permetterà tutto questo di uscire la domenica mattina e venire anche ai raduni di queste bellissime puntate. Perché l'idea, allora bisogna dire una cosa, io in tempi passati e non sospetti ho praticato il mondo della bici e quindi lo conosco un po' dall'interno. Il ciclista è un po' maniacale, è vero? Molto. Dobbiamo dirlo, sì, insomma. Sì. C'ha le fisse, c'ha le cose. È un perfezionista. È un perfezionista. Anche noi, eh? Anche voi. Anche no, lui. Ma chiaramente voi siete il contraltare. Soprattutto a livello di meccanica, immagino che
insomma, avere un meccanico dietro l'angolo è l'ideale per il ciclista, però siccome non si può avere, sfruttiamo la professionalità di Stefano, perché così, insomma, i raduni e tutte le attività che Daniele mette in campo li potrete affrontare senza nessun problema. Sì. Allora Daniele, noi siamo venuti da te, da voi anzi, abbiamo fatto un po' come sempre facciamo con le nostre telecamere, un piccolo sorvolo, faremo dei piccoli contributi, perché qui in studio tante biciclette e soprattutto l'officina meccanica di Stefano non si poteva portare, quindi noi siamo venuti da voi. Adesso ci guardiamo la prima clip che abbiamo realizzato, sì, così ci facciamo un'infarinata e poi ritorniamo qui in studio. Allora Daniele, siamo nel vostro punto vendita, questo è il vostro regno, facciamo finta che io sono... È la nostra casa, casa del ciclista. La casa del ciclista, di tutti i ciclisti, però facciamo finta che io sono un cliente nuovo, non sono mai andato in mountain bike, in bicicletta, eccetera, voglio capire... Sei nel posto giusto al momento giusto. Innanzitutto diciamo questo, però dammi una panoramica, fammi capire come mi posso orientare. E giustamente, perché il mondo della mountain bike è molto complicato, perché ce ne sono all'interno del nome mountain bike 12 discipline, e quindi è anche da capire l'utilizzo che andrai a fare con il mezzo che andrai a acquistare, ma soprattutto se il negoziante, ecco, ti ha venduto il mezzo giusto per quello che devi andare a fare, perché spesso e volentieri può anche capitare che non è giusto, però si può anche adattare. Magari ci piace il colore, le ruote, sì, ci piace il modello, però magari, sì, poi andiamo a fare un'altra cosa. Assolutamente. Spesso e volentieri capita che persone che gli piace andare a pedalare comprano delle biciclette con il doppio ammortizzatore, quindi le biammortizzate, che però non utilizzano al 100%. Quindi nel loro caso è una bicicletta acquistata sbagliata, che... nel bene o nel male, comunque sia l'ammortizzatore dietro in discesa gli fa divertire, però in salita penalizza. Ecco, quindi c'è anche un discorso economico, comprando la bicicletta giusta si risparmiano anche soldi, oppure si finalizzano per quello che devi fare, giusto? Sì e no, e no. Perché se uno ha un budget e si va ad individuare comunque sia la bicicletta, se uno, ipotesi, ha 2.000 euro di budget, non gli andiamo a consigliare una bicicletta in alluminio, ma bensì, ecco, gli diciamo: guarda, con quel budget riesci ad acquistare una bicicletta in carbonio, montata con il nuovo cambio, 12 velocità, Shimano, questo, e quindi anche lui si rende conto che andare ad acquistare una bicicletta biammortizzata in alluminio, che ti penalizza in salita, contro una bicicletta in carbonio molto più leggera, alla fine si rende conto anche lui che l'acquisto migliore è quella in carbonio. In carbonio. E con solo la forcella davanti. Ecco. Benissimo, allora un panorama, avete capito, vastissimo, ma io vengo qua, sono così, che cosa mi serve, cosa devo comprare? Anche l'abbigliamento infatti è molto molto dettagliato per ogni disciplina. Ci sono, come ho detto prima, 12 discipline sulla mountain bike e in automatico ci sono 12 tipologie di abbigliamento. Giusto. Oltre all'abbigliamento ci sono anche 12 tipologie, che poi non sono 12 ma perché poi vengono un po' anche adattate, modalità di caschi, certo, scarpe, guanti, quindi anche lì bisogna andare a scegliere l'abbigliamento giusto, idoneo, per le esigenze che deve fare poi il cliente. Ecco, tutto è mirato. Allora, quali sono queste benedette categorie che uno può fare, insomma, con la bici? Allora, non le elenchiamo tutte 12, sennò... perché sennò la confusione è molto molto ampia. Andiamo per grosse categorie. Andiamo con la prima bicicletta che tutti noi abbiamo avuto, la famosa bicicletta io chiamo da comunione, no? Ecco. Quella con la forcellina davanti, che poi già ai nostri tempi non esisteva neanche la forcellina. Quella si chiama bicicletta fronte, è la bicicletta da cross country, quella che si acquista più di tutti perché è quella che ti permette di fare le salite e anche qualche single track, qualche sentierino, già dalla zona di Fano, più avvicinarsi verso la zona di Fossombrone. Già chi sta a Fossombrone, che ha la possibilità di andare alle Cesane, al Paganuccio, al Pietralata, potrebbe pensare di fare una biammortizzata, quindi con la forcella davanti e l'ammortizzatore sul posteriore.
anche lì c'è da andare a vedere, perché le sospensioni aumentano in base al modello di bici. Quindi abbiamo quella da lunga pedalata, che è la marathon, poi c'è la bici da trail, che è una bicicletta che ti fa pedalare un po' meno e più divertire in discesa. Poi c'è la bicicletta da al mountain, che è un 50%, quindi pedali molto meno e in discesa ci vai leggermente di più. Poi c'è la bicicletta da enduro, già abbiamo con una forcella da 160-170 mm, quindi già una bella bicicletta per fare adrenalina pura e anche un'ottima discesa. E lì pedali molto meno in salita, perché con una bicicletta così ci farai 30-40 km, perché poi cambiano anche le geometrie. Certo. Dopo di quella d'enduro c'è la bici da downhill impedalabile. Impedalabile. Impedalabile, si va solo giù. Solo giù, serve l'impianto di risalita o il furgone, come capita spesso, e quindi quella è una proprio con forcelle da 20 centimetri solo per il gravity. Ecco, sì. Bene, i caschi, anche i caschi si apre un mondo. Si apre un mondo perché c'è il caschetto aperto, c'è il caschetto con la visiera, che poi quello con la visiera si può anche togliere, poi adattare anche sulle biciclette da strada o viceversa, chi ha la bici da strada può adattare il casco per la bicicletta da mountain bike. C'è il casco per fare trail e al mountain, che è sempre aperto, però ha una protezione più sulla parte delle... Sulla nuca. Sulla nuca. C'è l'integrale con la mentoniera sportabile per fare enduro, oppure c'è l'integrale per fare downhill. Quindi anche qui, come hai ben capito, ce ne sono di diversi tipi. Ecco. L'abbigliamento, facciamo quest'ultimo focus. Voi avete anche una linea tutta dedicata all'abbigliamento, col vostro marchio, il Muflone. Muflone, Che ormai siete conosciuti così, studiato apposta per anche qui le varie esigenze. Sì, anche qui le varie esigenze, però abbiamo mirato la tecnologia più l'ultima all'avanguardia e non abbiamo fatto una gamba ampia, ma abbiamo deciso di fare il prodotto giusto. Quindi abbiamo sia per l'abbigliamento cross country, quindi quello tutto bello aderente, poi abbiamo anche la persona che si veste con il calzoncino aderente e la maglia un po' larga sopra, poi c'è la persona che gli piace il pantalone largo con la maglia larga oppure anche con la maglia lunga. È un po'... È un mondo anche qui, bisogna andare sempre a vedere su che bicicletta deve essere adattato l'abbigliamento. Quindi un abbigliamento tecnico, un abbigliamento professionale, però che strizza anche l'occhio un po' alla moda e alle esigenze e i gusti delle singole persone. Io per questo ho anche creato una guida che si chiama Mountain Bike quale scegliere. È una guida che noi diamo in omaggio, sarebbe il nostro biglietto da visita quando si affaccia un cliente, in questo caso come te, neofita totale, che è inesperto del settore, e grazie a questa guida riesci a capire veramente qual è la tua tipologia di bici più adatta. E quindi quando verrai poi ad acquistarla, vieni oltre e mi dici: Daniele, voglio quel modello di bici lì, montata così, l'abbigliamento quello. E quindi il lavoro mio è fatto grazie a questa rivista. Se no, la domanda è: che ci devi fare con la bici? E dopo perché lì uno ci deve andare al bar, la bici, la mountain bike deve essere fatta per andare nei single track, la bici da strada per andare su strade, eccetera. Questa la puoi trovare sul nostro sito, lacasadelciclista.it, oppure su Amazon, ma mi sa che è finita, perché la vendevamo anche lì, è andata proprio, l'abbiamo bruciata. Aruba, come si dice? Sì, Aruba, no, su questo settore, perché i furti li abbiamo anche subiti. Benissimo, quindi per farvi una chiara idea di questa panoramica che abbiamo velocemente fatto oggi, questa è una guida che vi potrà dare i giusti consigli. Daniele, tanta roba, insomma. Moltissima. Tanta roba, bici, abbigliamento. Insomma, è veramente un bel mondo. Quello Infatti, della... la guida servirà a questo. A questo. Mountain bike, tantissime discipline e immagino anche tantissimi raduni, perché ogni disciplina c'ha il suo appuntamento domenicale, no?
da quelli che si fiondano, sì, e che vanno solo in discesa, a quelli che... Gli piace la salita. Bravissimo. Allora, ce n'è uno di questi avvenimenti, di questi raduni o di queste manifestazioni di cui, insomma, vuoi parlarci. Sì, infatti abbiamo organizzato il quinto anno del Cesane Day, che è un raduno organizzato dal team Muffloni, dal nome derivato, certo, quindi, con tutto lo staff e tutti i ragazzi che dietro danno una gran mano, quindi sono anche qui per ringraziarli, perché grazie a loro, quindi anche questo, oltre alla bici ci sono anche le persone che certo, organizzano per creare questi eventi. Abbiamo organizzato la quinta edizione ed è una raccolta fondi per un ragazzo, più che ragazzo un ciclista proprio come noi, che conoscevamo, ha avuto un brutto incidente, ad oggi muove solo la lingua. Però è un ragazzo che è stato nei team nazionali di downhill, di trial, e quindi abbiamo avuto anche come ospiti persone famose come Marco Aurelio Fontana, che ce lo ricordiamo nelle Olimpiadi di Londra, che ha fatto terzo senza sella perché durante la gara gli si è spezzata. Alan Begin, un suo amico, quasi fratello, 13 volte campione italiano di downhill, quindi avevamo anche questi ospiti a sostenere questa iniziativa, e grazie anche alla loro presenza quest'anno siamo riusciti a raccogliere oltre 4.200 euro, e nel complesso di questi anni siamo riusciti a raccogliere quasi 17.000 euro che abbiamo poi donato alla fondazione, che ad oggi Walter dà questi suoi fondi allo studio e alla ricerca per una operazione sperimentale, quindi anche tanto tanto coraggio che avanti. A voi, facciamogli un grosso in bocca al lupo. Adesso ci guardiamo questo piccolo contributo, questa piccola clip, perché quello che faremo noi in queste puntate sarà anche aprire una finestra proprio sugli eventi, quindi faremo vedere tutto quello, sì, che accade, i protagonisti, i ciclisti, sì, gli amatori, quindi insomma partecipate ai raduni, perché vi rivedrete su Fano TV poi nelle puntate appunto di Oltre la Bici. Adesso guardiamo il raduno delle Cesane e poi di nuovo in studio. Buongiorno Muflone, ciao ragazzi, come state? Mi dispiace fare il solito audio, ma purtroppo, come sapete, la distanza è veramente tanta, io più di 2 ore non riesco, però ci tenevo comunque a ringraziare il Muflo, tutto il suo team, che si spaccano sempre per fare questo evento. E quindi invece di venire io da voi, vi invito a venire voi da me, tutti quanti, quando potete, perché tanto l'importante è vedersi e stare insieme. Vi ringrazio anche se non sono stato tanto presente, anzi, ho fatto un po' di latitanza negli ultimi anni, soprattutto sui social, ma è stato un po' difficile, sono cambiate tante cose. Ecco, la solita contrazione che non mi fa parlare. Si sono fermate adesso le mani. Sto facendo una prova di cambio macchine del respiro da un po' di tempo per poter fare quell'intervento sperimentale, ma è tutto molto difficile, quindi non lo so, vedremo come sarà più avanti. Intanto vi volevo augurare una grande giornata, divertitevi, state facendo ciò che più vi piace, quindi sgommate e driftate in tutte le curve, e un grosso abbraccio, ciao a tutti. Allora, per chi non ha mai partecipato a questi momenti, è bello anche vedere tutto quello che c'è attorno, insomma c'è il ristoro, c'è il prima, c'è il dopo, c'è il durante, insomma
È veramente una bella giornata tutto tondo con la natura e con gli amici che condividono questa passione. E poi si rivedono anche amici di raduni. Di raduni. ci sono alcune persone che si incontrano a questi raduni e quindi possono poi raidare, il termine giusto. Raidare in segnatevi, compagnia. Raidare. Questo è proprio da vocabolario proprio della mountain bike. Sì, sì. Sì, andiamo anche a usare certi gerghi che del settore e quindi si può raidare insieme e poi alla fine di questi raduni ci si saluta e si ritrova poi al prossimo raduno, a raidare un'altra volta. Vieni a questo, vieni a quello, sì, non sì, posso, sì. La moglie, le cognate, insomma, è un mondo sicuramente in cui si fraternizza molto, c'è molta solidarietà, si è molto amici, lo spirito, diciamo così, goliardico, oltre a quello agonistico c'è, perché dopo nessuno vuole stare indietro, quindi si parte tutti amici, però dopo quando c'è da pedalare, come si dice... In discesa specialmente, noi abbiamo anche le Cesane, che io la chiamo la palestra della mountain bike, con i suoi falsi piani, anche bassi, anche dei bellissimi single track, e quindi lì ci si diverte veramente tanto, Abbiamo un entroterra stupendo, siamo un po' agevolati in questo, nelle Marche molto. Si è un po' avvantaggiati in questo, però cosa succede? Che giustamente utilizzandoli insomma, in maniera intensiva e come vanno utilizzati, tutte le cose hanno bisogno di una manutenzione, di alcune cure. Poi ci sono ciclisti che ci tengono più alla bici che alla moglie, perché, cioè, anzi, no, è vero? Sembra un paradosso, ma è così. Quindi, insomma, chi vi affida la bicicletta, Stefano, chi ti affida la bicicletta, cioè, c'hai una bella responsabilità. Una bella responsabilità. Sì. Oltre che sono bici anche di un certo valore, perché sono tutte, diciamo, ad altissimi livelli, però comunque la manutenzione è importante. Sì, come dico sempre a tutti, parlando anche con Daniele a volte ragionando, il meccanico della bici lavora, tra virgolette, con la salute dei clienti, quindi per questo abbiamo deciso di proporre, svelare i segreti in modo che la gente a casa non sbaglia, perché è importantissimo. Nella bici bisogna fare una cosa, divertirsi. Ecco. Uscire a divertirsi, e stare in compagnia, andare ai raduni. Quindi deve essere quello lo scopo. E soprattutto Stefano ci insomma, illuminerà sul mondo della meccanica legata alla bici, soprattutto oltre a cosa fare, anche soprattutto cosa non fare, perché gli errori sono più frequenti. Quella è la cosa più importante. E sono quelli che ti fregano, perché poi dopo il deragliatore o tutto quello che è il movimento. Un passaggio errato, rischiamo di far danni sia fisici che economici, dopo... quindi cerchiamo sempre insomma di consigliare le giuste situazioni per permettere a tutti quel giro domenicale che si aspetta sempre. Che vada tutto bene. Allora, come abbiamo fatto per Daniele, siamo andati anche con le nostre telecamere dentro la sua grotta, l'antro del mago, del meccanico, dove avvengono le alchimie, tutte quelle cose strane che noi ci sogniamo la notte di poter fare. E allora adesso ci guardiamo questa bella clip nel regno di Stefano e poi ritorniamo qui in studio. Allora Stefano, l'altra anima insomma, del negozio. Là c'è, abbiamo la visto... La manualità del negozio. Ecco, diciamo, e qui invece, insomma, mettete mano, chiavi inglesi, qui c'è una serie infinita di robe. Mettiamo mano a tutti i tipi di bici, realizziamo diciamo al 99% tutti i lavori qua in casa, da una semplice foratura al setting più particolare della bici e le cose più prestazionali. Tu hai una formazione altamente professionale, eri nel mondo delle gare, delle competizioni a livello mondiale, quindi diciamo, un'esperienza importante che vuoi mettere un po' a disposizione certo, di tutti. Ho deciso di mettermi in gioco, infatti nelle puntate successive ho deciso di svelare tutti i miei segreti per fare quella piccola manutenzione da casa, ma soprattutto farla con pochi attrezzi, non con tutto quello che vedete qua. Io sono anche abbastanza esigente con gli attrezzi, però a casa non serve granché, dopo vi spiegherò tutto piano piano. Ecco, quindi l'importante però è fare i passaggi giusti, sapere cosa andare a toccare e soprattutto cosa non fare, perché esatto. Quello è il più difficile, no? Magari uno preso dalla foga... spesso fa anche danni, questo è importante. Sì, è importantissimo, ho deciso anche di svelare tutto in modo che chi torna a casa sabato sera, dopo la cena, si accorge che non deve sostituire le pasticche, il cambio non funziona, il freno
l'olio non è più buono, io ho deciso proprio di svelare tutto in modo che ecco. Tutti a casa possano realizzare la propria meccanica e avere di sicuro l'uscita la domenica. Benissimo, e poi invece per chiaramente coloro che iniziano una nuova avventura con una nuova bici, voi fate bici su misura, quindi tarate sulla... Sì, la nostra, diciamo, formazione che hai detto prima, ci hanno sempre insegnato che bisogna non vendere a caso, ma bisogna vendere la bici su misura per te. Noi lavoriamo con un software che non è... che diciamo al 90% indica la taglia della bici giusta, e questo non significa che la bici è venduta per altezza o per altezza di cavallo. Ecco. Si prendono diverse misure e ci sono delle varianti che poi il software ci mette in lavorazione, così da vendere la bici su misura. Poi un consiglio che diamo sempre a tutti: se avete veramente voglia di andiamo sul tecnico a scaricare al massimo i watt di potenza che avete, consigliamo una visita biomeccanica che vi farà proprio una postura perfetta al millimetro. Ecco, lì siamo veramente a livelli ipermaniacali. Comunque i consigli di Stefano sono anche presenti nella guida, so che c'è una parte della guida che comunque nella quale tu dai consigli, quindi insomma utilizzandolo, guardandolo, osservandolo, oltre a capire che tipo di bicicletta fa per noi, esatto, abbiamo anche i tuoi consigli, quindi nella sia guida. Nella guida che anche sul nostro sito internet ci sono anche alcuni articoli che già ho scritto che la gente può seguire e provare a casa se non riesce a vedere. Bene, beh, che dire, veramente alcune cose che sono delle chicche che vi potete portare a casa e che soprattutto vi aiuteranno magari quando siete sul campo di gara oppure sul punto del raduno. Allora, io l'ho detto anche nella clip, non sei geloso dei tuoi segreti, no? No, assolutamente no. No. Non sono geloso perché me lo hanno insegnato e è bello anche condividere con tutti, perché poi nella vita, nonostante si lavora tantissimo, ma io passo anche tanto tempo allo studio, alle innovazioni, e non si finisce mai di imparare. Quindi più gente si conosce, più gente ci insegna, più si impara e più si va avanti. Questa è sempre stata la mia teoria. Ecco, quindi insomma è una crescita continua, e il titolo dello spazio, così, della clip è Officina da garage, perché effettivamente il ciclista amatoriale nel garage lavora, quindi sveleremo tutto, ecco, come si fa con piccoli attrezzi, esatto, in garage, esatto, con quello che ci capita in mano quotidianamente. Certo, perché insomma lui c'ha, insomma, avete visto, no? C'ha un pannello, c'ha una parete di 4 metri tutta di robe sopra, cioè vuol dire l'attrezzo giusto ce l'ha, ma noi o voi a casa tutto questo non ce l'avete. Il bello di Stefano, che ha pensato di fare quello che lui fa nella sua officina, però con gli utensili a portata di tutti. Questa è una genialata assoluta. Certo, lo faremo assoluta, proprio lavorando anche in terra, ecco, in ginocchio, come a casa. Va bene. Ok, allora insomma, i presupposti, no, ci sono tutti per insomma solleticare l'appetito dei ciclisti, dei rider. Incuriosire. Perché adesso non vi abbiamo svelato di che cosa parleremo, dovete seguirci, dovete vedere tutte le puntate, perché ogni puntata avrà un argomento, toccherà una bici particolare, un trucco, esatto, del mago della chiave inglese. Insomma, quindi sarà una serie di puntate molto belle, molto interessanti. Allora, però incombono, essendo questo periodo autunnale, insomma, in cui la natura regala il meglio di sé come colori e come ambientazioni, gli eventi e le manifestazioni pullulano, come si dice. Non mancano. Infatti, esatto, appena abbiamo iniziato questo progetto, ho mandato un'email a tutti i miei clienti per sapere chi voleva partecipare, quindi anche un invito ai futuri gruppi che si vogliono far conoscere, poi lo sveleremo nella seconda puntata, come fare. La prossima puntata siamo stati a Pergola, alla città del Tartufo, alla cicloturistica sul monte, si chiama Monte del Bifolco, perché erano proprio i bifolchi, insieme all'associazione Cesano MTB che ha organizzato questa bellissima cicloturistica, dove eravamo anche veramente in tanti, però non voglio aggiungere altro perché sarà nella seconda puntata, ecco, il tutto. Però il 24 di novembre
saremo presenti alla terza edizione del PRT, quindi nel Pietralata, località di Fermignano, con i Madders che ci ospitano e ci faranno divertire. Quindi il 24 di novembre, oltre la bici, è lì con le sue telecamere. Ecco, immaginate che cosa verrà fuori, ma diciamo anche che per gli amanti della meccanica, per l'officina da garage, Stefano ci farà vedere, signori e signori, udite udite, come cambiare la camera d'aria, sì, della finalmente, finalmente. Ti svelo il segreto, perché per far star dritta la valvola, insomma, tutte queste cose, da dove incominciare, ma voi pensate, cambio la camera d'aria così, Stefano, esatto. Anche quello è... Sembra una cosa. È la cosa, diciamo, tra virgolette. Mi dicono è la cosa più difficile delle bici da adesso, perché... lo so, ci sono i suoi perché, li sveleremo tutti nella seconda puntata. Sì, sarà un inizio piano piano. Spero di arrivare anche alle cose abbastanza più complicate, così da poter accontentare davvero tutti. Partiamo dalla cosa che può capitare, sì, un po' a tutti, che la è foratura, la foratura. Quando si esce si fura. Esatto. Va bene, allora, grazie Daniele Buflone e Stefano Buflone, ormai grazie li conoscono così, così vi dobbiamo chiamare. Abbiamo capito che gli ingredienti ci sono tutti. Ci sono. Benissimo. Basta. Allora, basta. Muscolare. Ecco. Poi le nostre puntate di questa serie saranno anche disponibili online, quindi saranno caricate sulle loro pagine, perché Daniele è molto mediatico, iper social, quindi se magari così vi è sfuggito qualcosa o qualche trucchetto di Stefano non l'avete carpito, potete andarvi a rivedere le puntate, le clip, e quindi ci sarà tutto a vostra disposizione. Bene, grazie. Abbandoniamo questa prima puntata, anche se staremo qui a parlare per ore, perché sul mondo della bici c'è tanto, ma lo faremo con loro. E quindi grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, grazie Daniele, grazie Stefano, ai prossimi appuntamenti Oltre la bici. Ecco, io sono proiettato nell'officina, hai capito? Subito lui. Subito, perché a me mi piace. Officina da garage. Sì, a me mi piace mastricciare. Allora, oltre la bici, tantissime cose, va bene? Ai prossimi appuntamenti.